Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste notizie flash provinciali del 12 maggio curate dalla nostra redazione. Enna, ancora 5 mesi di proroga, slitta al 30 settembre la chiusura definitiva degli ATO rifiuti ed il transito alle nuove SRR. Il Dipartimento Regionale Rifiuti ed Acque ha concesso questo slittamento ed ha confermato il loro posto per NE1, i due commissari liquidatori nominati recentemente Di Mauro e Ginevra. Nicosia, problemi allo Stefano alla Motta per un nido di api che qualche pomeriggio fa ha creato diversi problemi agli atleti che si allenano negli impianti sportivi ed ai residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere le api e consegnarle ad un'azienda che si occupa di apicoltura. Missoria, sono già partiti i lavori del costo di 90.000 euro per la sistemazione dell'area esterna dove sarà realizzata in periferia una palestra polivalente, dal costo di 500.000 di euro per un bando del Ministero dell'Interno. Il progetto rientra in un programma di legalità del Viminale, sponsorizzato dal POFESR 2007-2013. La zona dei lavori è quella del campo sportivo. Nicosia, per la campagna elettorale dell'Europeo 2014, il Movimento 5 Stelle si è incontrato con i cittadini nicosiani in piazza Garibaldi, intervenuti l'onorevole nazionale Maria Marzana ed il deputato regionale Matteo Mangiacavallo, presente anche il candidato per le europee Antonio Zanotto. Singolare comizio e dibattito con il pubblico presente in piazza, affrontati molti temi oltre al programma per l'Europa, anche temi locali, nazionali e regionali. Enna, in prefettura si è tenuto un incontro presieduto dal prefetto di Enna, tra i sindaci dei comuni della provincia e i rappresentanti del lato idrico e della società Acqua Enna SCPA, al fine di esporre le rispettive posizioni sull'addebito delle recenti bollette del servizio idrico, del cosiddetto deposito cauzionale, per consentire agli amministratori comunali una comunicazione uniforme e trasparente verso gli utenti. All'esito della riunione, i rappresentanti delle amministrazioni comunali e della società Quenna hanno convenuto di concedere agli utenti che si trovano nella momentanea impossibilità di adempiere alla scadenza fissata di poter effettuare il pagamento dei relativi 25 euro entro e non oltre il 30 ottobre 2014. L'utente dovrà procedere comunque al normale pagamento del restante importo previsto in bolletta. Regalbuto si chiama SPRAR, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il nuovo punto d'accoglienza che sta nascendo in città e che accoglierà 25 richiedenti asilo politico in nuclei familiari. Si tratta di persone già da tempo in Italia che, attraverso l'aiuto di un'equipe multidisciplinare presente presso l'istituto, seguiranno un percorso di integrazione. Gli ospiti risiederanno per un periodo di circa 6 mesi presso l'Istituto San Giuseppe nella sede di Via Plebiscito, studieranno la lingua italiana, verranno accompagnati presso le sedi di prefettura e questura per gli adempimenti inerenti al loro status di rifugiati richiedenti asilo, acquisiranno il tesserino sanitario per usufruire del Servizio Sanitario Nazionale ed i più piccoli andranno a scuola, attività queste previste per i centri SPRAR presenti nei comuni italiani. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.